Sarà un capodanno particolare per Napoli perché a salutare l'inizio del 2012 in piazza Plebiscito ci saranno i fratelli Edoardo ed Eugenio Bennato. I due artisti partenopei, così diversi nello stile quanto uniti dall'amore per la città, si esibiranno insieme in un concerto inedito ricco di sorprese e colpi di scena. Ad annunciarlo con forte entusiasmo nella sala giunta del comune è il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha invitato a partecipare numerosi turisti e cittadini ad un evento mai visto prima. Straordinario, è unico, c'è mai stato, quindi questa è una cosa che più mi emoziona, che hanno raccolto con entusiasmo da napoletani e da artisti, da fratelli che non hanno mai suonato insieme, questo invito che gli abbiamo fatto, quindi di venire là con le famiglie, con i figli, giovani, meno giovani, stare tutti quanti insieme, poi andare a Castel dell'Ovo e per chi vuole poi a Rotonda Diaz, che mi sembra un luogo importante, a ballare. Organizzata con costi ridotti, la festa di fine anno si avvale del contributo della Regione Campania e della Camera di Commercio. Si parte intorno alle 22 da Piazza Plebiscito, poi dopo il concerto l'appuntamento è con i fuochi d'artificio a Castel dell'Ovo. La serata proseguirà fino all'alba con musica e discoteca alla Rotonda Diaz. C'è da chiedersi perché non l'abbiamo fatto per tanti anni, perché le nostre strade sono autonome, però con una matrice comune, forse il pubblico lo ritroverà in quel concerto. Insomma, la Taranta, la musica popolare, c'è tanto di popolare nel rock di Edoardo, c'è tanto di rock nella mia Taranta. Ecco. Eugenio è anche il mio consigliere, quindi è inevitabile che siamo insieme. Quindi questa occasione del 31 è molto ghiotta perché ci dà la possibilità di sbariare, di divertirci e speriamo che si diverta anche la gente.